Ciao, benvenuti a questo nuovo video. In questi giorni, così leggendo qualche sito che parla di Thailandia, di viaggi in Thailandia, di pacchetti per la Thailandia, di cosa si può fare in Thailandia, ho notato come sono sempre più frequenti siti che offrono agli stranieri pacchetti per studiare, quindi studiare la lingua thailandese nel periodo di quarantena. Quindi, in sostanza, nei 14 giorni che appunto gli stranieri devono fare di quarantena presso gli alberghi convenzionati a Bangkok, queste aziende, queste società offrono dei pacchetti dove per 14 giorni la persona può studiare inglese, insomma, thailandese, scusate. Ovviamente vengono forniti libri, materiale, quant'altro, supporto, lezioni, ovviamente via web, via internet. E questo è sicuramente interessante, ci fa pensare quali possono essere i benefici per una persona che va in Thailandia, che magari ha un partner thailandese, una fidanzata che vive in Thailandia, quali possono essere i benefici di conoscere quantomeno così qualche frase comunque che è in grado di comunicare in qualche modo attraverso la lingua thailandese. Io ne ho selezionati quattro di queste motivazioni, cerchiamo così di vedere un po' cosa ne pensate. Allora, la prima, che in realtà non è una motivazione, che mi è capitato a volte in Thailandia, presentandomi, parlando invece in inglese, di soprattutto magari in qualche bancarella, qualche mercato, di vedere come il prezzo di alcuni prodotti fondamentalmente viene aumentato. Quindi è un giochino che viene fatto da qualcuno, non da tutti ovviamente i commercianti delle bancarelle Thai, magari sentendo lo straniero si sentono autorizzati a chiedere qualche baht in più. Ovviamente presentandovi, introducendo, chiedendo l'articolo in thailandese, questo giochino ovviamente non verrà fatto, perché loro a quel punto pensano che voi conosciate, comunque siete abbastanza inseriti, quindi conosciate anche il livello dei prezzi di quello che può essere un semplice frutto, un semplice piatto di street food e quant'altro. Oh, per quanto riguarda le motivazioni per le quali imparare la lingua thailandese potrebbe essere utile anche per te, la prima assolutamente è quella di essere in grado di comprendere e addentrarti meglio nella cultura thailandese. Quindi questo puoi soltanto farlo se quantomeno conosci un pochino la lingua e sei in grado di andare un po' oltre le solite frasi e cogliere alcuni significati di alcune espressioni tipicamente thailandesi e di alcuni concetti tipicamente thailandesi. Ora non anticipo nessuno di questi, saranno oggetto di altri video, ma ci sono alcuni concetti legati alla cultura thailandese che sono identificati da espressioni appunto in lingua thailandese, quindi conoscere un po' di lingua thailandese ti aiuterebbe a capire alcuni concetti legati alla cultura più tradizionale del mondo thailandese. La seconda motivazione è che se tu hai un partner thailandese, una o un partner thailandese, conoscere un po' la lingua thailandese ti aiuterebbe ad avere così una migliore comunicazione. Spesso, non sempre, ma spesso i thailandesi hanno un livello di inglese non eccelso e conoscere la lingua thailandese ti consentirebbe di avere appunto una comunicazione migliore col tuo partner, riuscire a comunicare in maniera più completa, più profonda, anche concetti un pochino più sofisticati. Quindi secondo me questo secondo elemento, ancora una volta, rappresenta una motivazione valida per studiare un pochino di thailandese. La terza è che se hai intenzione di trasferirti in Thailandia, di passare un periodo lungo della tua vita, parlare un pochino di thailandese di fatto ti dà la possibilità di costruirti delle amicizie vere anche con thailandesi. Questo perché, come prima, magari loro non parlano inglese benissimo, quindi sentono un po' una barriera all'entrata. Se invece da parte tua c'è la possibilità di parlare thailandesi, c'è una possibilità maggiore che loro si aprano e quindi possano nascere delle amicizie, insomma, come ovunque, parlando di più e senza appunto sì, partire a priori con la barriera linguistica, che è una barriera sicuramente importante. Il quarto e l'ultimo elemento è, secondo me, che per tutte le persone che vogliono stare in Thailandia e magari non hanno la possibilità di vivere di rendita o così vivere senza lavorare, se una persona ha delle competenze, quindi ha la possibilità di trovare un lavoro in Thailandia, a parità di conoscenze, comunque di competenze tecniche, conoscere la lingua thailandese è sicuramente un canale preferenziale rispetto a chi magari ha le stesse competenze tecniche, parla benissimo l'inglese e soltanto l'inglese, non il thailandese. Quindi questo assolutamente, se una persona magari, e penso a un programmatore, un ingegnere o una persona, ripeto, con competenze, una persona che conosce anche il thailandese ha una marcia in più per quanto riguarda poi un eventuale processo di selezione personale per trovare un nuovo lavoro. Quindi questi sono i quattro elementi che vi dicevo
sono le motivazioni che potrebbero spingervi a prendere qualche lezione di tailandese, fare un po' di pratica. Fatemi sapere anche voi se avete mai preso lezioni, se siete interessati. E se vi affascina un pochino imparare questa lingua che è veramente così difficile, fatemelo sapere nei commenti, sarò contento di rispondervi. Se vi è piaciuto il video vi chiedo di lasciare un like per supportare il video e supportare il canale. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccando anche sulla campanellina per ricevere le notifiche di quando un nuovo video sarà pubblicato. E quindi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie.